siamo qui nel campo base dopo Cloud, siamo appena scesi dal pullman, stiamo andando nel campo base che ci accompagnerà per questi due giorni prima di avviarci alla grande route, alla grande strada verso le Dolomiti. Vuole fare così, eh? Del diavolo, che cosa? Questo spegne la telecamera. Siamo qui, Chamonix, campo base. Tra le alte onde dell'Oceano Atlantico. Più di 70 milioni di scout si sono riuniti. Anche il toro si è riunito. Vediamo spiccare la bandiera di Castelferretti. Intervistiamo un capo clan, Lorenzo Baronciani. Ciao Lorenzo, cosa stai mangiando? Panino col prosciutto. Com'è? Un po' schifo, il pomodoro è anche andato. Ringraziamo Lorenzo. Sorella di ogni altra guida. La guida è cortese e generosa. La guida vede nella natura l'opera di Dio, ama le piante e gli animali. La guida ubbidisce prontamente. La guida sorride e canta anche nelle difficoltà. La guida è laboriosa ed economa. La guida è pura di pensieri, parole e azioni. Lo scout considera suo onore meritare fiducia. Lo scout è leale, lo scout è sempre pronto a servire il prossimo. Lo scout è amico di tutti e fratello di ogni altro scout. Lo scout è cortese e cavalleresco. Lo scout vede nella natura l'opera di Dio, ama le piante e gli animali. Lo scout ubbidisce prontamente. Lo scout sorride e canta anche nelle difficoltà. Lo scout è laborioso ed economo. Lo scout è puro di pensieri, parole ed azioni. San Giorgio! Italia! San Giorgio! Italia! San Giorgio! Europa! Italia! Italia! Celesta! Il tempo! Discito! Se
questo nostro mondo. Io ti ascolto, tu mi ascolti, Scout Europa, cammino con te. Siamo qui, in fila per il caffè. Ah, che bello caffè. Capo clan Roberto Giacconi, come va Roberto? Ah, tutto bene per adesso, non abbiamo ancora camminato, la squadra è in forma, vedremo come si comporterà durante il viaggio. Più o meno. E ci siamo. Beva dalla mia borraccia, vero? Dai, cammina. Siamo qui, terzo giorno di campo mobile nazionale 2012. Siamo arrivati all'acqua potabile dopo 3 giorni di deserto. Allora,
potabile. Non è potabile. Qui nella cisterna non è potabile, ragazzi. L'acqua nella cisterna non è potabile. L'acqua nella cisterna non è potabile. Sicuramente troviamo il bisogno di fare il leone. Quasi quasi anche due. Allora, non ce l'ho l'acqua. Vattici, io non lo faccio. Non lo avrei mai detto. Mi sono ciclista, mi sono piantato ancora avanti. Siamo qui, terzo giorno di campo, Monte Reale. Dopo 742 km di dislivello, siamo arrivati al punto. Intervistiamo la locomotiva del Gran Monte Domi, Andrea Bunani. La locomotiva. Come va, Andrea? Tutto a posto per ora. Poi vedremo un po' più avanti se locomotiva mi serve carbo oppure continua a carburare da solo. Zanni, no? Zanni, sì. No, fatti la Van Dyke, Lorenzo. Siamo qui a Pian del Cansiglio, giorno 3, martedì. Ci stiamo recando per l'attività di intereducazione, a fare da schiavitù alla forestale. Siamo arrivati. Sì, dobbiamo fare sto pezzetto qua. Dov'è che ci separiamo? Praticamente dopo, non so se arriviamo fino a qua. Da cui... Stasera dovremmo arrivare da queste parti. Stasera dobbiamo arrivare alle baracche Mognoli. Qua. Ah, ok. Quindi faremo il 9.22, poi andremo ancora sopra e poi andremo giù. Dov'è il pezzo verticale? È questo pezzo qua. Ah, tutto così, tutto in salita dritto. Okay. Però le curve di livello sono abbastanza distanti l'una dall'altra. Arrivati tutti, raga. Oh! Dieci minuti già sono qui. Mi sto raffreddando. Dai, arrivo. Ciao Angelo, come va? In questo momento bene. Siamo a buon punto. Dai.
abbiamo appena iniziato, di la verità. Quindi sono mai all'incontrario. Portate le mani del tutto. Io non ho il coraggio. Grande, da 16 a 21 anni. Angelo. Angelo. Il clan è da... andiamo subito se ne mangia un orso? Non pensa, è più probabile che uccida l'orso. Michele! Si è perso, si tocca cercarlo. Pure che so. Ho sbagliato io, vedo la cartina. Così con la cartina si regolava meglio lui. È il 923, comunque se i numeri ci stanno. Dentro, c'è la vostra che sono 15 al centro passaggio, quindi ah, nel frattempo c'è la cromoterapia, massaggio. Non hai visto l'elicottero prima? Giorno facciamo, ci abbiamo un simbolo, vi avevamo chiesto di leggere il primo pezzo di riflessione e rispondere alle domande, cosa che da quello che vedo non è che tutti hanno fatto, però adesso la farete. Allora, io direi che un volontario rilegge questo spunto di riflessione, Nicola, tale che poi dopo velocissimamente facciamo come la prima. Questa domanda e mi ha fatto crescere accorgendomi delle difficoltà del prossimo. Il clan e la strada mi hanno reso più attento alla spiritualità. Il clan e la strada mi hanno mostrato l'esempio di persone, l'esempio positivo di alcune persone al quale poter puntare. Ascolta il tuo cuore, chi sei? Un ragazzo che ha ancora molta strada da fare. Chi sono? Il figlio di Dio e un vostro fratello. A me il clan e la strada mi hanno insegnato tante cose. Il clan mi ha insegnato comunque a vivere in comunità e a confrontarmi con gli altri. La strada invece mi ha insegnato a vedere i miei limiti, ma soprattutto mi ha insegnato a non mollare mai in tutte le cose. Il clan e la strada mi hanno insegnato la capacità di portare a termine gli impegni che vengono assunti. Il clan mi ha aiutato in... Siamo qui, Baracca Alpini, quinto giorno di Campo Mobile Nazionale 2012. Grandi Castelferretti, Montedomini. Cosa stai cucinando, capo? Stiamo cucinando una minestra con dei fagioli
e pancetta per condire il tutto. Questa farà invidia al Trube. Sembra quasi un brutto uomo. Al Trubure. La volpe cosa cucina? Sì Giovanni, stiamo cucinando. Vai. Questo lo tagliamo. Adesso ci puoi dire cosa stai cucinando. Nico, va su YouTube questo. Fa un bene potere. Cosa sta cucinando? No, stiamo cucinando saiatelle alla boscaiola. Ah, alla boscaiola. E c'è Andrea che butta giù la panca. Hai rischiato di offrire la cena, Andrea? Quanto sei pericoloso, mamma mia. Hai rischiato di offrire la cena a tutti. Infine, lo scoiattolino. Sì, qua stiamo facendo una minestrina leggera. Dopo le tagliatelle. Dopo le tagliatelle del pranzo. A Giovanni. E da qui è tutto, ci vediamo in cima. Un saluto dal clan Bacco. Ciao! Ciao. Un saluto dal clan San Giacomo! Buona strada! Un saluto dal clan Equita Servizi Virgine! Buona strada! Un saluto dai clan Edelweiss e Stella Alpina! Buona strada! Buona strada! Un saluto dal clan Seminole! Buona strada! Opere tutte del Signore, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite rugiade e brina al Signore, benedite cielo e freddo al Signore, benedite ghiacci e neve il Signore, benedite notti e giorni il Signore. Castalfret! Cirio! Nico, Edo! Ieri eravamo là, qui. Ah, a clicca che ne sta.
piede di sotto, dai, che sì, sì, è qua la via, Non aver paura. Tengo. Vai Nico. Non riprendere, Poi si figura davanti a tutta la gente. Che dopo lo mandi su Real TV. Guarda sotto, Ni. No, no, no. Ecco. Gio. No, 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 niente. Nessuno. Quello è il fatto che se piove in camera si crea. Bye.
ghiaia, di lenti mensili. Qua già sono lì, io mi prenderei, c'è cioè, un altro lì. Valerio Alessandro. Questa roba vostra di gran giorno. Posso tirar su oppure? Vai, vai. Ok. Siamo qui, ottavo giorno di campo, 7:47 del mattino. Il clan Montedomini, sotto la bandiera di Castelferretti, si riunisce per fare una prima colazione tutti insieme. Buongiorno. Buongiorno. Qui da Claudio è tutto, alla prossima. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli rispose loro: per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. È arrivata la pizza proprio ora. Diciamo che è bella condita. Lori fanno a forno. Lori sta facendo i fumenti con la pizza. Robert. Ciao. E Giorgio. Siamo tutti a posto a finire. Prego, fanno a foto. Mangiate, mangiatelo, mangiate voi. Cosa? Perché il signore ci ha chiesto se abbiamo preso paura. Grazie. Ah beh, scusa. Devo metterci la birra. Siamo qui. Manca solo la mia pizza. No, oh, Lori. Mi raccomando, belle MMS su questo. Di messaggio. Dai, tipo, ce l'hai il numero di Maddalena? No, il numero della sorella di Giulia. E allora inquadra lui, inquadra Edo con la pizza. Questa non la invia Giulia, tanto poi la farà vedere a tutte. Farà
Fra, guarda te. Non lo so se è cambiato, prima per un po' ce l'ho avuta. E vabbè. Buon appetito, ragazzi. Vai. Alle scorte. Ciao ascolte, ciao. 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 Nostri fratelli e sorelle, apri le nostre orecchie, Signore, perché possiamo udire le invocazioni di chi ha fame, freddo, paura e di chi è oppresso. Apri il nostro cuore, Signore, perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come tu siamo. Donaci di nuovo il tuo spirito, Signore, perché diventiamo uno solo e una sola. Vorrei ancora fare una preghiera, vorrei ancora fare un eterno riposo pensando a noi, noi questa mattina eravamo quel gran Udine ai Vaion, eravamo a Longarone, abbiamo visto dove c'è stata questa grave tragedia. Niki, adesso no. Quindi volevo chiedervi se potremmo fare un eterno riposo di modulo per pensare a quelle persone che hanno vissuto questi momenti, non ci sono più. L'eterno riposo torna a loro, Signore, e stenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. San Paolo, prega per noi, insieme sulla strada. Allora, prima di chiudere, io vorrei ancora provare questo canto, perché stasera ci serve. Di fraternità, insieme. Andiamo a cena e ci vediamo alle 9 per la cerimonia. Quindi ce li mandi tutti? Li pubblico su YouTube. Ce l'hai Giovanni Venginelli? Aspetta una penna. Così non ce l'ho una penna. Avete una penna voi che si scrive? No. Ah, grazie. Maria Nicola. Maria Nicola. Chiama Cesare e fatta rifà. Cesare, vieni qua. Dai, aspettila, dai. No, per... Oh, questa qua non risolve. Mi sa che sì, sì. No, è un altro. Telecamera. No, dai, da solo la... vergogna. Oh, ma io l'ho fatto. Non lo pubblico no, questo. No, non è per pubblicarlo. Maria Nicola. No. Oh, vai, c'è. Lo dobbiamo far fare. Vai, vai, dai il canzoniere però se ce l'avete. No, sono il coso, Maria Nicola. Ma perché però? Vai, c'è. Sono capace. Insieme, sì, non me lo ricordo. Dai, come? Dai, tipico. Pensa che te ne la prossima. Fai Maria Nicola. Dovete approfittare quella sera. Ah, fai ne... Dovete approfittare quella sera. Gabri, se mi lascio qua, riesci a fare la per i posteri, dai. E come disse Gippo, questa non è una bella esperienza, ma un'esperienza bella. Orribile. Tremendo.
La vita è un biscotto, se piove si scioglie. Qui dal campo mobile nazionale è tutto, abbiamo sciolto. Abbiamo sciolto il modulo. Mamma! Chi è? Paolini! Paolini, lei cosa dici tu? Questa è benzina, qui siamo al modulo. Tieni. Aspetta! Il bunani, non lo so. Come si gira sta roba? Ti dico. Solo questo sei stato. Vai. Concludi il servizio, Gio. No, aiuto. Da qui, da Claude, è tutto. È veramente tutto. Quando sei pronto? Guarda la violina. Thank you.
darci qualcosa se noi gli diamo qualcos'altro, un guaritore, uno al quale rivolgersi nei momenti difficili, pesanti della nostra vita. E invece Gesù oggi ci fa una proposta chiara e la mettiamo e ringraziamo il Signore per il dono di questa parola che ci ha donato a conclusione del vostro percorso, del vostro cammino. Ecco la proposta che ci fa Gesù oggi. Chi crede alla vita eterna? Io sono il pane della vita. Quanto sono diverse queste affermazioni dalla mentalità nella quale noi ci troviamo a vivere, e voi carissimi giovani in modo particolare, secondo cui ognuno crede che può realizzare se stesso solo in un individualismo esasperato, che non accetta interferenze, con un falso concetto di libertà. Invece oggi Gesù ci dice che la vera realizzazione di noi stessi passa dalla fede nel Cristo Gesù, in una relazione. E sottolineo questo termine perché vi ha accompagnato durante tutta questa settimana, in una relazione profonda con Lui che ci porta ad accoglierlo nella nostra vita come un progetto d'amore. E proprio perché accogliamo Lui ci fa capaci di autentiche relazioni con gli altri. Questo è il dono che oggi ci fa il Signore Gesù. Scoprire che la vera relazione con Lui, questa è la fede. La vera relazione con Lui ci porta anche a avere autentiche relazioni con gli altri. Questo è il segreto, carissimi giovani, della felicità. La vera felicità possiamo trovarla solo nella ricerca costante e continua che il Signore Gesù manifesta a ciascuno di noi. Un Gesù che si offre come pienezza, come totalità, come fonte della nostra libertà. Un Gesù che ci apre poi alla relazione con gli altri. In questa settimana sono stato a Lourdes con un pellegrinaggio diocesano della mia diocesi. Quanti giovani, e c'erano anche tanti scout, quanti giovani hanno dato e stavano dando una parte importante della loro vita per servire gli altri. Come voi potevate fare altre scelte, potevate vivere una settimana di ferie in un'altra parte, tribolando, faticando un po' di meno, dentro quel consumismo della nostra società contemporanea. Invece avete scelto, e a Lourdes ho visto tantissimi altri giovani che hanno scelto di fare della loro vita un dono per gli altri. Ecco la ricerca vera della vostra felicità. Ecco dove sta la nostra vera gioia. Nella capacità di essere profondamente noi stessi, aperti però, aperti alla trascendenza, a Dio che si dona a noi concretamente, nella presenza reale del Figlio suo Gesù, nella Eucaristia, e di una vita che si fa dono per i fratelli. Gesù ci dona il pane della vita, meglio, Gesù si dona come pane di vita, perché voi possiate proseguire spediti nel vostro cammino. L'abbiamo sentito nella prima lettura.
hai sbagliato! Siamo bravi a cantare, Maria Nicola! Maria! No! No! Oh, Leo! Con i ragazzi di Treviso e il sole che scalda il viso, Maria Nicola! Maria Nicola, bella, te la si fatta va! È la bella medicona che potevi marita! Maria Nicola! Abbastanza provati e adesso ecco le scolte, le carichiamo. Siamo agli sgoccioli anche di questa Campo Mobile Nazionale 2012. Ciao ciao! But we've made